Buongiorno dagli studi di Obiettivo News. Oggi, 8 febbraio, è San Girolamo Emiliani ed è anche la giornata mondiale di riflessione contro la tratta di esseri umani, nonché la festa di Santa Giuseppina Bachita, monaca sudanese che da bambina ha vissuto l'esperienza traumatica di essere vittima della tratta di esseri umani. Le unioni dei superiori e dei superiori generali degli istituti religiosi hanno organizzato la giornata di preghiera e sensibilizzazione contro la tratta degli esseri umani. Nell'Angelus 2015 il Pontefice incoraggia coloro che lavorano aiutando gli uomini, le donne e i bambini ridotti in schiavitù, sfruttati, abusati come strumenti di lavoro o di piacere, spesso torturati e mutilati. È mia speranza, ha dichiarato Papa Francesco, che i capi di governo possano lavorare con decisione per rimuovere le cause di questo vergognoso flagello, un flagello indegno della società. Possa ciascuno di noi sentirsi impegnato ad essere una voce per i nostri fratelli e sorelle che sono stati umiliati nella loro dignità.